Ciao, sono Andrea Berton del ristorante Berton. Oggi per Federica ho scelto degli ingredienti che rispecchiano la tradizione milanese. Vediamo come se la caverà in cucina. Eccoci Federica. Sì. Io ho acquistato questi ingredienti qua che rispecchiano un po' la tradizione milanese, adesso valuta tu cosa puoi realizzare e preparare. Allora, io vedo del riso, dello zafferano, burro, grana padano e mi viene in mente subito un piatto che mi cucinava la mia nonna, il risotto alla milanese. Il risotto alla milanese. Quindi farai il risotto alla milanese? Sì, adesso mi sto già pentendo di averlo detto. Non è facile com'è. Esatto, lo so bene, però amo le sfide. Va bene, perfetto. Ok. Io inizierei con... Cosa fai con la cipolla? Il brodo. Ah, il brodo, ok. Iniziamo col brodo. Come lo vuoi fare il brodo? Vabbè, di verdura ovviamente, ti dico come lo faccio io di solito. Vabbè, dimmi dai. Ecco così, no, subito. Io metto a bollire le verdure. Quindi, le metti a bollire? Sì, che non mi sembri proprio convinto. Le facciamo bollire ovviamente, okay. Però magari prima le facciamo un po' brasare, ah, un po' di olio, così si insaporiscono e abbiamo un brodo più consistente, visto che bene, è solo di verdure. Accendo la piastra induzione, che ci permette anche delle cotture più... uniformi, più precise anche. Certo, hai già messo l'olio, perfetto. Metto l'olio. Grazie. Mettiamo le verdure, le facciamo insaporire, anzi brasare. Brasare un po'. Bello, bellissimo. Perfetto. Ok. E adesso lo lasciamo... per una ventina di minuti. Cuocere, ma forse un anche po' di più. Più. Sì, secondo me sì, una per mezz'oretta. Va esatto. Bene, ok. Allora, intanto che... faccio... Tu hai messo una cipolla qua? Sì. Per cosa? Per te. Per me? Tagliare. Devo tagliarla io sì, la cipolla? Sì, dai, sei il mio aiutante. La cipolla, se io te la faccio così, va bene? In questo modo? Sì, stai facendo un buon lavoro. Ti ho preparato anche la cipolla già nel Grazie. Cucchiaio. Così ce l'hai già pronta. Una finezza proprio. Cioè, vedi? Io metterei la cipolla. Allora, eccoci la cipolla, okay. Hai visto? Falla brasare. Sentila. Un attimino, la fai stufare. Sì. Perfetto. Okay. Ti lascio qua il riso. Io... vado e giro. Quindi lo stai facendo tostare adesso sì. Tu? Ok. E poi cosa fai? E poi inizio a bagnare. No, lo sfumo col vino bianco. Col vino, gli metti il vino? Sì. Okay. Tieni, te l'ho preparato nel bicchiere. Ok. Tieni lo zafferano. Così ne metto? Sì, così va bene. Io adesso procederei a bagnare col vino, ma tu mi hai messo lì dell'aceto e mi hai... L'aceto te l'ho messo perché... Mi stai confondendo. No, non ti sto confondendo. L'aceto in caso lo utilizziamo alla fine, quando mantechiamo il riso, se serve un po' di acidità per togliere la grassezza del burro che poi ti servirà. Ah, ok, ok. Per quindi mantecare. Procedo Vai. Secondo... Sì, sì. Io intanto ti aiuto a bagnarlo. Sì, grazie. Facciamo così, lo passiamo sì. In questo modo e iniziamo okay. La cottura del tuo riso. Allora, il riso, tu quanti minuti lo cuoci? Una ventina. Troppo. Troppo, sarebbe 15. Stracoso, perché i risi vanno anche mantecati. Ok. Quindi devi calcolare il tempo di cottura e mantecatura. Hai ragione. Mi puoi tagliare un po' di grana padano? Tagliate. O lo mettiamo tutto, cosa dici? Ma forse un po' troppo. Allora, lo assaggio per vedere se è pronto. Va bene? Perfetto. Io lo manteco nel modo tradizionale. E qual è il tuo modo tradizionale? Quindi burro, grana padano. Io ti consiglio di mettere anche poi un po' di olio extravergine di oliva. Ah sì? Sì, nella mantecatura del riso ci va bene. Ah. E poi per dargli un po' di acidità, per quel motivo io ti ho portato l'aceto. Adesso facciamo la mantecatura. Sì. Faccio vedere io. Così, va bene. Guarda. No, dopo lo fai tu però. Vedi? La mantecatura all'onda è così. Posso provare? Devi provare. Ok. È un lavoro di polso, eh. Cosa dici? Siamo insomma, un po' scarsetti. Vabbè, dai. Mi allenerò. Qui manca il piatto però. Manca il piatto, te lo prendo io che l'ho messo in caldo. Ah. Ecco il piatto, Federica. Ecco.
Allora, aspetta, ti faccio vedere una cosa. No, se tu così no. Usi le due mani, vedi, sì, ti aiuti, batti un po'. Ma l'avrei fatto dopo, E scende il riso, vedi? Niente, non hai avuto pazienza ad aspettare. Ok. Il riso l'hai impiattato, provo? Vai. Allora. Aspetta. Devo immortalare l'attimo. Ah, mentre assaggio. Sì, perché non capita tutti i giorni, Vai. Quindi? È azzeccato bene la cottura e anche il sapore. Ne mangio ancora un po' io. Va bene. Promossa, quindi? Bene. Hai iniziato bene. Ok. Proseguo allora. Allora proseguo.